Ciao ragazzi di Gabby e benvenuti su Non sono stato io, ma la mia cantina. Un gioco che parla di una cantina veramente pericolosa. Ed è un gioco RPG Maker, è da tanto che non li facevamo, quindi perché non partire da questo che sta andando molto bene ultimamente? Ok, sto dormendo, sono nella mia stanza. Ah, è mattina. Devo andare a fare colazione. E boh, andiamo a fare colazione. Ok, dov'è mamma? Un po' Undertale style, la casa. Devo andare in cucina dalla mamma. Questa pianta è una pianta di plastica. Se non lo fossero, sarebbero già morte. Ok, risparmiamo, ecco, non teniamole. Perché già morte, però? Guardo il disegno. Oh, un disegno di mamma e papà. Mamma e papà mi hanno insegnato che i grandi artisti firmano sempre le loro opere. Ego. Hai un ego talmente grande che ti firmi con ego. Mamma mi ha detto di non usare il forno se non c'è lei. Però è tutto bruciato, come mai? Questa forse è la cantina. Chissà cosa c'è nascosto qui dentro. Non posso aprirla. Devo prima fare colazione. Magari in frigo c'è qualcos'altro. Guardiamo in frigo. Oh, ottimo, c'è un po' di gelatina. Gelatina! Ok, abbiamo la gelatina, abbiamo il panino. Allora adesso possiamo farci da mangiare. Ah, sì, ecco. Crema d'arachidi. No, la crema d'arachidi mi fa allergia a me. Ora potrò farmi un sandwich e me lo farò. Oh, ecco, guarda che bravo. Guarda che bambini cresciuti. Sandwich fatto. Però adesso non abbiamo più cibo in casa. Dovrei andare a fare la spesa al mercato. Ora prima devo dargli da mangiare. A chi devi dare da mangiare, scusa? Ok. È tempo di mangiare, ragazzi. Ricordatevi di condividere. Cosa cavolo c'è? Ok, gliel'ho dato. Bene, adesso devo andare subito a fare la spesa prima che mi dimentico. Va bene, ho scritto la lista. Ora andiamo a fare la spesa. Cioè, ma ragazzi, cos'ho? Ho un dannato leone qui dentro. Le catene non sono le più forti, ma fanno quello che devono fare. Qua c'abbiamo una televisione, questa è la TV. Un tempo papà me l'ha costruita, ma ora lui non c'è più, praticamente. Ok, non lo so, non lo so ragazzi. Vabbè, andiamo fuori, andiamo a fare la spesa. Mamma mia che allegria! Ma dove vivo? In Tristezza Landia? Tutto bianco e nero, tranne la mia casa. Questo è simbolico, questo è un simbolismo. Cioè, sicuramente vuol dire qualcosa. Comunque l'altalena si è rotta e nessuno me la vuole sistemare. Speriamo che l'altra non si rompa. Ma che sadness. Mamma mia, per arrivare al mercato però è una brutta strada, ragazzi. Io ho paura del lupo cattivo della favola di Cappuccetto Rosso che non che venga fuori, eh. Ok, beh, rieccoci qui. Spero che il signor Baylor ce le abbia le cose oggi. Ok, da notare che tutti non hanno una faccia. Me ne frego. Però io devo andare al negozio giusto. Ciao, signor Wilson. Potrei avere un po' di pane? Ma certo, ma certo. Di che tipo? Di qualunque tipo. Cioè, ma guarda che faccia paonazza, che ho sicuramente visto qualcosa. Va bene, va bene. Ecco, un bel pagnotto. E anche della farina offre la casa. Ti piace, ragazzo, vero? Sì, molto. Grazie. Amber, come stai comunque? A casa tutto bene? Oh, sì. Stanno bene. Beh, non bene, ma lo sai. Ah, certo. Lo sai, se i tuoi genitori vogliono, potremmo andarti a trovare così da portarti un po' di pane, eh? Oh, no, no, va bene così. Mamma e papà continuano a dire che non vogliono nessuno. Sono imbarazzati. Ah, va bene, capisco. Digli pure che gli ho offerto del pane, ok? Tutte le volte che vogliono. Grazie, va bene. Grazie, signor Wilson. Non devono sapere. Non devono sapere. Nessuno deve sapere il segreto. Oh, Embry, sei tornata. Buona mattina. Buona mattina, Lucilla. Posso avere un po' di gelatina? Sai, in barattolo. Qualunque. Lo sai, normalmente dovresti dire per piacere. Ma tu sei speciale. Allora eccotela qui. Grazie. Allora, Embry, questa è la terza volta durante la settimana che vieni vestito così. Mi piace questo vestito. Lo sai, se tua madre e tuo papà hanno bisogno di un aiuto in casa, non farti problemi. Pensi per caso che puzzo, Lucilla? Oh, no, no, ma certo che no. Volevo solo
Va tutto bene. Torneranno una volta che la loro malattia si sarà guarita. Ah, va bene, capisco. C'hanno il COVID, ho capito. Li ho chiusi perché hanno il COVID dentro lì. Basta questo COVID, se c'è sempre in mezzo. Va bene, ci vediamo. Grazie, Lucilla. Andiamo avanti a fare tutte le spese. Questo vende solo dei fiori e non ho bisogno di fiori. Ah, mi manca fare... innaffiare le piante con mamma. Anche oggi non hai niente, te, vero? Non ho niente. Questa è la terza volta che vengo qua e non hai niente. Lo so, lo so. Ma lo sai, se avessi qualcosa te la darei. Non hai proprio niente? Senti, ragazzo, ho venduto tutto. Anch'io una famiglia da mantenere, eh? Non posso tenere le cose solo per te. Senti, ragazzo, promesso, la prossima volta se mi avanza qualcosa, tutto per te. Va bene. Ci vediamo dopo. Ci vediamo, ragazzo. Non c'è altro da fare qui. Credo che non c'è niente da fare e devo tornare a casa. Devo tornare... Che tristezza, ragazzi. Nessuno che capisce i miei problemi. A questo punto, ragazzi, corriamo. Affrettiamoci. Ok, eccoci di nuovo a casa. Molto lesto. Bene, ho messo tutto in frigo. Ah, si sta facendo scuro, eh. Però devo dargli la cena prima che sia troppo buio. Ma cos'ho, ragazzi? Io sono curiosissimo. Ho come l'impressione che potrebbero essere i miei genitori. Spero che non abbiano troppa fame dopo questa mattina. Stanno iniziando a mangiare un po' più del solito. Ma non posso prendere altro cibo al mercato. Se ne prendo troppo si faranno delle domande. Mangi così tanto adesso? Non riesco più a tenere questa maschera. Mamma mia. La cena è pronta! La cena... La cena è pronta! Cena pronta, cena pronta, cena pronta! Cena pronta! Oh! Mamma mia, ogni volta che molla il ruttazzo! La cena è fatta! Sono stanco! Credo che andrò a dormire! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ragazzi! Ok, il bagno e non ci devo andare. La stanza di mamma e papà e non ho parole. Quindi è strano, siamo da soli. Mamma e papà non ci sono. Dove sono mamma e papà in tutto questo? Sono loro lì dentro. Chi è lì dentro? Tempo di dormire. Vediamo, ragazzi, sono curioso. Oh, c'è mia mamma! Lo vedi com'è semplice? Ah, questo è un ricordo. Crescono così in fretta. Credevo che dovevamo aspettare per sempre. Lo sai, è molto semplice per un fiore crescere nelle giuste condizioni. Perché per quanto sia facile per un fiore sbocciare, è anche semplice che appassisca. Se non lo tieni costantemente d'occhio, è molto facile per un fiore sparire. Quindi devi sempre ricordarti di tenere d'occhio le piccole cose. Perché senza la cura, tutto il giardino appassirebbe. Ho visto una roba molto triste, molto... Oh oh! Cos'è successo? No, mia mamma ha qualche problema. Stanno bussando alla porta! Non lo facevano da un po'. Dovrei andare a controllare. Vero? Vero? Molto carino questo gioco, mi sta piacendo. Vediamo. Mamma mia, c'è la luna fuori. Non è proprio un bel tempo, ma devo andare. C'è qualcuno di sotto o qualcosa. O non so dirvi cosa. Ma questa cosa mi fa paura. Questa notte si sposa con la paura. Rosa, non so che rima fare. Meglio a andare. Oh 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 oh. Oh, nani. Nani. Sembra una danza. La danza del cibo. Hanno fame. Ma cosa posso fare? Gli ho già dato la cena. E devo cercare di risparmiare più cibo il possibile. Ma se hanno fame, non posso lasciarli così. O altrimenti potrebbero... Oh, cosa faccio? Torniamo a letto, andiamo a dargli da mangiare. Non posso. Devo dargli da mangiare, o alla fine. Non posso tornarmelo a letto, altrimenti mi ammazzano. Va bene. Gli darò ancora un po' di cibo. Ma non più di questo. E dopo di ciò, tempo di andare a dormire. No, no, non posso usare questo. Mi serve per la colazione di domani. E neanche questo. Ok, questo dovrebbe bastare. Spero. Oh cavolo, ho usato quasi tutto il cibo. Quasi tutto. Ma siamo riusciti ad arrivare alla mattinata.
È mattina. Devo fare ancora la colazione. E anche fare tutti i lavori di casa. Che lavori devo fare oggi? Forse dovrei fare una lista della spesa come faceva mamma. Ok, ragazzi, veloci. Non c'è tempo da perdere. Perché se gli viene di nuovo... se gli viene di nuovo lo stomachino, il grubili grubili nello stomaco. Colazione, colazione. Cosa posso fare per colazione? Qualunque cosa ci sia. Ok, avevo il pane, la gelatina. Forse abbiamo ancora del burro. Sì, dai, farò un altro sandwich. Spero che basti, che non facciano di nuovo casino. Non voglio altri casini. Allora prendiamo il pane, perfetto. Andiamo in frigo, guardiamo in frigo. Sì, burro, perfetto. Userò del burro, pane e burro. Ok, sono già andato a fare la spesa. E ora? E ora non ho niente, solo pane e burro, come dei carcerati, se già non lo erano. E la colazione è pronta, di nuovo. Ma, c'è un'altra cosa che dovrei fare. Che cos'era? Che cos'è che devo fare? C'è un'altra cosa che devo fare. Ah, giusto! Oggi è il quarto giorno del mese. Mi sono quasi dimenticato di... di fare cosa? Oh oh. Di fare cosa? Proprio oggi sono passati 4 mesi dall'ultima volta. 4 mesi. Da quando sono apparsi i mostri. 4 mesi. Da quando vivo così. 4 mesi. Che continuo a dargli da mangiare. Così loro non mangiano me. Come hanno mangiato loro. Quindi non sono i miei genitori. Non sono i miei genitori. Io devo stare qui. E sistemare le cose. Sono l'unico che può. Tenere la casa pulita. Più pulita che posso. Ma non posso pulire tutto da solo. E non so pulire bene le cose. Sono ancora un piccolo. Di solito cerco di pulire le finestre. Sapete, la casa diventa molto buia quando sono sporche. Mamma me l'ha insegnato. I miei genitori. La notte in cui sono apparsi. Il suono che poi ha seguito era come se fossero stati mangiati. Ma io non ho visto niente. Questo è solo ciò che credo. E da quando è successo, io ci penso. Magari in qualche modo, magari devo soltanto aspettare che tornino indietro. Non lo so. È molto confuso. È come... gli adulti dicono così, vero? Prendi un giorno alla volta. Ed è questo ciò che faccio. E sta funzionando. Non è vero? Io sto bene. E se continuerò a dargli del cibo, tutto starà bene. Non c'è molto che posso fare a casa senza mamma e papà. Ho cercato di leggere, molto. Vorrei essere tanto come i bambini in questi libri. Probabilmente poi... poi saprò cosa fare. Oh oh! La porta, di nuovo! Ma normalmente non fanno mai rumore a quest'ora. Non gli è bastato! Embry? Oh, sei qui? Oh no! Mamma! Embry, va tutto bene. Mamma, tu! Lo so che hai avuto molta paura, ma tutto andrà bene d'ora in poi. Puoi aprire la porta. Non so se rispondere. Non dovrei rispondere. Sto in silenzio. Embry, lo so che sei qui. Non vuoi rivedere tua madre? Mi manchi tanto. Devi essere stato così solo senza di noi. Per favore, apri la porta. Tu non sei mia madre. Oh, ok, l'ha capito. Henry, ragazzo, non è più divertente. Apri la porta prima che mi arrabbi. No, non devo parlare, non devo parlare. Va bene, dai, riparlo una volta. Credete davvero che questa bugia possa funzionare? Papà non urlava mai così. Fate proprio finta di... da quando avete iniziato a parlare? Non aprirò quella porta. Hanno smesso? Embry? Come? Fammi uscire. Sono stanco. Ma perché hai la mia voce? Odio stare qui. E anche tu lo odi, non è vero? E allora perché continui a farlo? Apri la porta! Mostri! È questo ciò che ci chiami, vero? È per questo che non apri la porta? Tu... come puoi dire una cosa del genere?
Come puoi trattarci così? Vuoi veramente? Vuoi veramente odiarci così tanto? Di che state parlando? Non ha senso ciò che dici. Che cosa vuoi? Io vi do sempre da mangiare, non vi basta? Cos'altro volete da me? Facci uscire! Facci uscire! Facci uscire! Facci uscire! Oh cavolo, oh cavolo. Io ho bisogno di aria fresca. Va tutto bene. Mamma mia, adesso è arrivato tramonto e dovrò andare al mercato. Va tutto bene. Io... Oh cavolo. Andiamo sull'altalena? Io non li ho mai sentiti parlare prima di allora. Io non pensavo che... Stanno diventando più intelligenti, credo. Questa cosa non va bene. Ma che cosa posso fare allora? Dovrei soltanto lasciarli morire di fame? No, che cosa sto dicendo? Se li lascio affamati, l'unica cosa che poi vorranno mangiare sono... Ma se continuo a dargli a mangiare al ritmo di ora, io... No, no, non va bene. Devo trovare qualcosa. Devo continuare a dargli da mangiare fino a che... A proposito di cibo. È ora di cena. Oh, cavolo, cosa devo fare? Magari scappare? No, non posso andarmene. Devo per forza dargli il pasto. È ancora ora di cena. Spero che stavolta non provino a fare come hanno fatto prima. Speriamo. Allora, vediamo cos'ho. Non c'è più niente. Oh, cavolo. Guardiamo in frigo. C'è un po' di formaggio. È un po' grande. Però dovrebbe andare bene. Dai. Un tempo era buono, ma ora è pieno di marcio. È gorgonzola. Alcuni piace la muffa sul formaggio. Dai, gliela darò. Magari gli piace più del solito. Ok, gli darò questo. Gli darò un po' di muffa. Muffa di mostro. Ok. Torniamo qui. Apriamo velocemente. Sono tutti tranquilli. Questa volta non gli dirò niente. Glielo lancio e basta. Veloce. Veloce. Ok. Ok. Se lo sono mangiati. Tutto bene. Gli ho dato da mangiare? A posto. Tutto andrà bene. Adesso vado a dormire. Mamma mia, però se stanotte vado a dormire, secondo me mi sbranano nel sonno. Io c'ho paura di dormire con sti cosi. Io c'ho paura, mi proteggete voi? Mi proteggete voi? Va bene, proviamo a dormire. Ti avevo detto che era facile. Mio papà è un furry. È divertente. Sì, ecco, così deve essere. Quando ho voglia di lavorare mi metto a pensare a che quadro fare poi. E anche nei giorni peggiori trovo sempre un'idea per fare un quadro migliore. Sarò mai un bravo artista come te, papà? Tu puoi essere ciò che vuoi. Veramente? Mm-hmm. C'è una cosa importante però che devi tener conto quando disegni. Lo sai, quando fai un errore nell'arte puoi sempre correggerlo, disegnarci sopra. Ma non puoi farlo per sempre, prima o poi diventerà un quadro astratto e brutto. Quindi devi prima avere l'idea ben chiara prima di fare tutto ciò. Solo così il tuo quadro non finirà rotto e rovinato. Mamma mia, ed era rotto e rovinato, ecco, io non ho seguito il consiglio di mio padre. Oh oh, oh oh, casini brutti. Ancora che fanno casino. È la seconda notte di fila. Sono ancora arrabbiati. Vabbè, andiamo. Tanto non ho nulla da perdere a parte la vita. Ma che vuoi che sia? Ma che vuoi che sia? Ma sì, andiamo. C'è carne per tutti. La mia carne suona il rock. Che bello. Non c'è niente da fare. Ovviamente mi sa che devo andare direttamente da loro. Oh, cavolo. Ah. Di nuovo la danza. Che cosa devo fare? Io lo so, ora non gli basta il cibo. Ma il cibo è l'unica cosa che gli calma. Io ho bisogno che stiano calmi. Ma con tutto quello che hanno già mangiato, che cosa posso fare? Se torno a letto muoio 100%. Devo dargli da mangiare in qualche modo. Ancora un po'. Ancora un po' così potrò calmarli. Dopo possiamo andare a letto. Oh cavolo, abbiamo quasi finito tutto il cibo. Non ci posso credere. Sto pure a digiuno, quindi... Possono avere questo. Sì, possono avere questo, va bene. Cosa hai scelto? Gli ho dato qualcosa, gli ho dato un'ultima cosa. E sono ancora vivo, per miracolo. È mattina. Devo fare colazione. Quanto cibo abbiamo ancora? Forse devo tornare al mercato dopo. È un problema. Magari quest'oggi ci sarà la carne. La carne li tiene pieni. Ma gli devo dare una colazione prima di andarmene. Altrimenti è la fine. Oh oh. Ho sentito una cosa brutta. Secondo me non faremo tempo ad andare al mercato, ragazzi.
Facciamo sta colazione veloce. Cosa hai in frigo? Cosa hai in frigo? Non ho niente in frigo. Non ho niente da... Non ho niente. Non ho niente di niente. Di solito cerco di evitare di dargli cereali perché, beh, non sono molto facili da trasportare. Gli lancerò la scatola. Tutte le scatole. Ne abbiamo così pochi? Sono appena stato al mercato e ci devo andare sempre più spesso. Loro sono quella cosa di cui parlava papà. Mi mangiano fuori e anche a casa. Non ho scelta. Dopo che gli ho dato a mangiare, devo tornare al mercato. Spero che tutto ciò basti. Ho i cereali. Ok, sbrigiamoci ragazzi. Non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo, non c'è spazio. Il mio mostro capirà. Eccoci di nuovo. Anche se sono solo dei cereali, credo che basteranno per colazione. Oh oh. Ok, è andata, è andata. Mens? Mi hanno fatto il mens. Va tutto bene. Sembra che gli piacciono. Bene, devo correre fuori. Prima che arrivi cena. Allora, corri, 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 corri. Scappa, c'è il mostro Nemesis nell'armadio. Corri, 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 fregatene. Allora, ora mi ha promesso. Mamma mia, mo gli do della carne io. Se non me la dà lui, gliela do io la carne. Se il tizio del supermercato non me la vuole dare. Ok. Eccoci di nuovo qui. Devo parlare con il signor Baylor prima che se ne vada. Se ha della carne oggi potrei salvarmi la vita. Gliela chiedo, devo implorarlo. Per favore, signor Baylor, farò di tutto. Ok, andiamo, andiamo. Non c'è ancora niente! Signor Baylor? Anzi, è una signora? Mrs. Baylor. E mi sbaglio. Embry, buongiorno! Oh, sembri molto felice oggi. Me lo si legge in faccia? Sono proprio contenta perché ho una ottima notizia per te oggi. Buona notizia? Per me? Vuoi dire che hai della carne? Ah, no! È una notizia differente. Come? E allora cos'è? Beh, vedi, c'è un dottore che sta viaggiando in città oggi. Dottore? È molto famoso. Molto bravo, sì. Lo sai, mi avevi detto che gli dottori qui non possono aiutare i tuoi genitori? Magari lui può. Certo. Va bene, cercherò di cercarlo allora. Ah, non devi cercarlo. Vedi, sta parlando con il signor Wilson proprio ora. Davvero? Perché non vai a parlarci? Sono proprio contento per te, piccolino. Ti guarderò da qui. Vai! Vai a presentarti. Certo. Oh, cavolo, non voglio. Questo è un dottore? Ma è stranissimo. Salve. Oh, Embry, giusto in tempo. Sono sicuro che la signora Baylor te ne abbia già parlato, ma questo è Dottor Luce. Dottor Luce? L'unico e inimitabile. Sono veramente luminescente di incontrarti. Allora, tu sei Embry? Le persone qui mi stanno dicendo che avevi bisogno di un po' di aiuto. È bello incontrarti. Sei un dottore? Sì. Sembri più un clown. Embry, ehi, ehi. Un clown? Beh, allora spero di essere un divertente clown. Allora, Embry, perché non vai a portare il dottore dai tuoi genitori? Se qualcuno può aiutarli è proprio lui. Certo, va bene. Farò del mio meglio. Dai, andiamo. Mostrami la strada. Oh, cavolo. Oh, cavolo, scoprirà tutto. No, ragazzi. Ah, quindi abiti qui? È proprio un bel viaggio. Signor Luce? No, dottor. Sì. Non volevo dirlo di fronte a tutti, ma... Dovresti andare. Non puoi aiutarmi. Dai, non dire così. Sono sicuro che qualunque problema abbia la tua famiglia si può sistemare. Oh, cavolo. Embry, vai al mercato sempre da solo? Sì. È un problema? Oh, no, è che... Sembra una bella camminata per un bambino, tutto da solo. Ci sono abituato. Ci sono. Allora, Embry, cosa ti piace fare? Cosa intendi? Cosa ti piace fare? Quali sono i tuoi hobby? Sei un artista? Si vedono le macchie della pittura sul tuo grembiule. Anche io sono un artista, lo sai? Ah, no. Come? No, non faccio niente. Ogni tanto leggo. Ah, e cosa ti piace leggere? Niente. Ho capito. Belle conversazioni. Beh, dato che ci stai portando, perché non mi dici qualcosa in più sui tuoi genitori? I miei genitori? Sì. Se devo curarli, devo capire cos'hanno, no? Beh, sai che male hanno? I tuoi parenti, hai detto che sono malati.
così malati che non possono lasciare la casa. Ma tu mi sembri a posto. Quindi, cosa devo aspettarmi prima di incontrarli? Qualcosa di peggio del COVID. Non preoccuparti. Va bene. Scusa se le mie domande non ti rendono tranquillo. Va tutto bene. Lo sai, questa camminata non è così male. Dai, c'è tanta natura e... Sì. Però non riesco a credere che ogni volta te la fai da solo. Non hai paura dei mostri che vengono dalle paludi? Ho già visto. Embry, tutto bene? Scusa, è che... Mi sembri un po' arrabbiato. No, va tutto bene. Va tutto... Basta parlare! Non preoccuparti. Tu? Sembri che hai un sacco di stress. Un bambino con genitori così malati... Che deve trattarli da solo. Deve essere difficoltoso. Per favore, non preoccuparti. Farò tutto ciò che posso per curarli. Zitto. Cosa? Ti ho detto che non puoi aiutarmi. Devi andartene. Beh, posso provare. Ormai gli darò lui. Mi sa che si mangeranno il dottore. Vuoi veramente vederli? Certo. Ok. Eccoci qui. Che bella casa! Molto accogliente. Sì, certo. Io porterò. E si spaventerà e se ne andrà. Guarda. Guarda. Oh, mamma mia, che lucchetti! E che cosa c'è qui dentro? Voglio dire... Vorrei che non guardassi. Embry. Sono qui. Possiamo aprire la porta? No, aspetta, no! Ehi, va tutto bene! Ma puoi dirmi perché li hai chiusi così? Io non so che cosa c'è lì dentro. Ma qualunque cosa sia, non va bene. E non possiamo aprire la porta. Embry, tu! Visto, te l'ho detto che non puoi aiutarmi! Voglio ancora provare! Tu non te ne andrai finché non aprirò quella porta, vero? Ok. Va bene. Allora, apro la porta. È solo che... C'è qualcosa che non va? La mia chiave. Non ho più la chiave. La tenevo sempre con me. L'ho persa al mercato, qualcosa del genere. L'hai portata al mercato? Forse. Non lo so, non ricordo. Ma allora prova a cercare qui, magari in casa. Poi andremo al mercato e se lì la troveremo, no? Va bene, è una buona idea. Allora cerchiamo in giro. Ok, ragazzi, vediamo se l'ho messo da qualche parte. Questo quadro? Sì. Ha un po' paura. Sì, credo anch'io. Allora, dove l'ho messo? Qua non c'è. Una libreria. Mamma mia, diventerà intelligente. Sì, ci sono un sacco di libri. E anche tanto vari. Che bello. Senti, stai un attimo zitto che dobbiamo trovare la chiave. Vediamo un po'. Non c'ho niente qui. Ci sono un sacco di piatti qui. Hai bisogno di una mano? No, va tutto bene. Non li uso questi piatti tanto. Come? È un chiacchierone incredibile. In bagno, magari. Che cos'è questa stanza? Il bagno. Devi andare? Oh no, ma grazie per aver chiesto. E questa stanza? Quella di mamma e papà. Beh, una volta lo era. Ah, capisco. Ok. Andiamo a vedere se c'è la mia chiave qui. Ok, il dottore ha detto che viaggiava tanto con i treni. Oh! Che cosa? L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Ma non ha senso. Io non metto mai la chiave qui dentro, nella scatola di giocattoli. Beh, l'hai trovata e quindi va bene. Sì, va bene. No, secondo me non va bene. Qualcuno ha già aperto quella porta. Se la chiave era lì, qualcuno l'ha già aperta. Vuol dire che i mostri sono già in casa e non sono dentro lì. Sono già fuori. Va bene, allora apriamo la porta. Oh cavolo. Prima te, prima i dottori. Beh, sembra una bella strada. C'è una luce? Sì, è sotto le scale. Ma credo che la luce non vada più ormai. Ho capito. Beh, andiamo. Cosa? Avevo detto che potevamo aprire la porta. Non ho detto che tu potevi andare di sotto. Che cosa intendi? Certo che devo andare sotto. È questo il punto, no? No, non puoi. Dai, Embry. No! Per favore! L'ho spinto! No! L'ho spinto! Oh no!
Oh no, il dottore si ammalò! Ammalamà, cicci, cocco! Che cosa? Guarda che ho fatto! Devo andare a dormire! Oh mamma mia, oh mamma mia! Oh. Non preoccuparti, vai a letto, vai a letto! Perché l'ho spinto? Perché? Ma allora, il mostro sono io! Il mostro sono io! È tempo di andare a letto. Ma che cosa? Oh 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 oh! Questa volta era più forte! Devo andare a controllare! Mamma mia ragazzi, no mi cacco! No mi cacco! No, pure il dottore... A me stava simpatico il dottore! No! Oh oh! Oh oh! La porta è aperta! E il quadro guarda per di là! Io non l'ho aperta! L'avevo chiusa prima di andare a dormire! Quindi com'è possibile? Che cosa devo fare? Proviamo a scendere. A questo punto dobbiamo guardare. Non ho altra scelta. Devo andare di sotto. Perché se non lo faccio... Ok, ok, va bene. Va bene. Anche il quadro, vedete? Il quadro sta guardando. Oh, è una bella scalinata. È una bella scalinata, porca vacca. Porca patata, Alessa. Il dottore non c'è, se lo sono sbranati. Non lo so. Magari le macchie del mio vestito non erano macchie di vernice, ma erano qualcosa di... Oh! Cosa cavolo? Cosa cavolo era quello? Non guardarti indietro. Fregatene del mostro. Non guardarti indietro. Non guardarti indietro. Continua ad andare avanti. Sbattitene delle macchie di petrolio che inondano la casa. Mamma mia, ma... c'è più casa qui che sopra. Cioè, che razza di cantina è qua? La pizzeria di Five Nights at Freddy's. Così grande, così spaziosa. Beh, ormai siamo arrivati alla stanza finale. No, basta ste tracce. Che mostro è? Mostro mio fuori di qui. Ma sono io! È lui! Sono io! Guarda che brutto! Tu sei... Embry! Tu! Perché sembri... Mi sembri sorpreso. Non capisco il perché. Credo che da allora tu abbia capito. Tu ed io siamo la stessa cosa. No, non è vero! Non può essere vero! Perché no? Perché non può esserlo? Ah, giusto! È perché tu dici che noi siamo dei mostri. E non sei tu, vero? Tu non sei un mostro. Questo è ciò che credi. Mostri, mostri, mostri. Noi siamo mostri, ma tu non lo sei, vero? E che senso ha sta storia? Come fai a non essere un mostro anche tu? Hai buttato giù il dottore giù dalle scale. Di cosa parli? Non è vero! Lui è caduto, è inciampato! E poi... È inciampato, è caduto! Non ho spinto nessuno! Gli hai aperto la porta, non è vero? Che? Tu hai aperto la porta e poi gli hai detto di non guardare. Perché l'hai detto? Non sarebbe mai inciampato se lo avresti lasciato andare. Non sarebbe mai inciampato se non avresti aperto la porta. Non avrebbe visto la porta se non avresti fatto entrare. E magari non sarebbe mai arrivato qui se tu non fossi... Un mostro! Perché l'hai portato qui? Oh, Embry! Che cosa farai con te stesso? Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Cibarlo, cibarlo, cibarlo! E per cosa? Credo che tu mi abbia dato troppo cibo. Perché ti piaceva darmelo? Ti faceva sentire meglio, non è vero? Mi hai cibato! Perché ti faceva sentire meglio? Ti faceva sentire sicuro! Niente ti poteva far del male! E lo sai una cosa? La cosa divertente di tutto ciò è che... Giorno dopo giorno, nonostante tu mi abbia cibato, io ho ancora fame. Oh no! Mi ha mangiato! Mi ha mangiato! No! Cosa? Mi sono svegliato. Pensavo che fosse finita qui. Un incubo! Era un incubo! Ma è ronco!
Ma è andato, è andato. È andato, ragazzi. È andato. È andato. È andato. Non ho bisogno di andare in bagno. Me la sono fatta i pantaloni. Non devo fare colazione. La porta, andiamo a controllare la porta. Andiamo a controllare. Però il sangue c'è. Il sangue c'è. Quindi, ora... Ma se il sangue c'è... Quando è iniziato l'incubo? Perché mi sono chiuso dentro? Oh no. Oh no. Non era un incubo. Oh no. Oh no. Sono entrato perché ero io il mostro. Non era un incubo, ero io il mostro. No! È stato il mostro ed ero io, perché l'ho alimentato con questi pensieri, con la mia follia, e non mi è bastato far fuori i genitori, ho fatto fuori anche il dottore con la mia schizofrenia, e alla fine non sono riuscito ad andare e mi sono unito tutt'uno al mostro. Che storia! Mamma mia, non fate mai come sto bambino, non fate mai, tenetelo sempre chiuso il mostro, sempre. E non dategli da mangiare, perché è dandogli da mangiare che alimenti le cose. Vedete? Penso che sia molto importante in ogni cosa, anche sbagliata che facciamo, staccare subito la spina. No, neanche la curiosità, staccare subito la spina. Sempre. Cioè, partire al nascere sulla cosa, perché se alimenti le cose cattive, è più probabile che poi diventi sempre più un mostro, ogni volta che le alimenti. Ogni volta. Bene, ho preso questo da questa storia. È stato anche molto carino come gioco horror, tipo stile The Crooked Man, quelli là che abbiamo già visto. Mi è piaciuto. Non proprio un lieto lieto fine, ma sicuramente una storia interessante con una certa morale di fondo. Quindi prendiamola per quella che è, cerchiamo di tirarci fuori il buono. Ragazzi, mi è piaciuto comunque portarvi questo video. Spero vi sia piaciuta la storia e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao ragazzi!